USA, Scaramucci cancella i vecchi DVE, definiva Trump ciarlatano. Che lo ha assunto. Full transparency, in deleting old vetes. Past wave evolved should be a distraction. I serve chiocciola potus agenda et at solta at matters Anthony Scaramucci chiocciola Scaramucci, 22 luglio 2017. Scaramucci quei tweet li ha in parte cancellati, ma diversi utenti sono riusciti comunque a salvarli in tempo facendo degli screenshot, una foto allo schermo, possibile con qualsiasi dispositivo elettronico di oggi, che adesso ovviamente stanno facendo il giro del web. Per esempio, il 6 dicembre 2011, Scaramucci pregava su Twitter il governatore repubblicano ed ex candidato alle presidenziali 2012 Mitt Romney di stare alla larga da Trump. Non a caso, Scaramucci twitta di aver votato per Obama e poi, nel 2016 di essere a favore di Hillary Clinton, una persona molto competente. Per Trump, invece, Hillary è sempre stata corrotta, bugiarda nel caso delle 33.000 email cancellate e, almeno in campagna elettorale, meritava di andare in galera. Ma questo è solo l'inizio. Perché Scaramucci, oltre alla persona, nel tempo ha contestato in pubblico gran parte delle idee e del programma di Donald Trump. Sull'ambiente, per esempio, è sconfortante il fatto che molte persone ancora credano che il cambiamento climatico sia una bufala, posta il 10 marzo 2016, quando Trump è molto scettico sul climate change e poi, da presidente, è persino uscito dagli accordi di Parigi. Sulla Russia, sospettata di aver influenzato le ultime elezioni presidenziali e considerata un potenziale alleato da Trump, Scaramucci scrive nel 2012 che tutte le strade del terrore non portano a Damasco, ma a Mosca. Sui muri, che Trump invoca contro i migranti, il 1 dicembre 2015 Scaramucci scrive, postando in allegato una foto di quello di Berlino, i muri non funzionano. Non hanno mai funzionato e non funzioneranno mai. E infine, il nuovo capo della comunicazione della Casa Bianca ha twittato diverse volte contro le armi libere, a favore dei matrimoni gay e dell'aborto e contro la pena di morte. Ideali tutti molto poco repubblicani. Insomma, il nuovo capo della comunicazione della Casa Bianca ha dovuto cancellare molte sue comunicazioni passate, rinnegando le sue idee in totale disaccordo con il presidente che dovrà rappresentare. Ieri Trump, che forse aveva fiutato il pericolo, per porre una diga tra il passato e il presente di Scaramucci aveva twittato che quest'ultimo non lo aveva sostenuto sin dall'inizio della sua campagna elettorale perché semplicemente non sapeva della sua candidatura. In realtà, riavvolgendo il nastro, si scopre che Scaramucci lo aveva chiamato cialtrone un mese dopo la discesa in campo ufficiale di Donald Trump alle primarie per le presidenziali.